presentato questa mattina un nuovo progetto europeo sul dialogo tra i giovani e le istituzioni, che vede la partecipazione tra gli altri dei comuni di Ravenna e Cervia. Quali gli obiettivi principali di questo progetto? Questo progetto ha come obiettivo principale quello di creare una rete di città, tutte nell'ambito di incontri che abbiamo già precedentemente fatto nell'ambito della rete CERN, cioè Italia, Emilia Romagna, Svezia, e quindi creare con queste città una rete specifica che riguardi i giovani e soprattutto il tema della comunicazione con i giovani cittadini nella fascia di età 16-25. L'obiettivo è di trovare, pensare insieme buone prassi di relazione con i nostri giovani, in particolare sui temi della comunicazione tra giovani ed istituzioni, intendendo come comunicazione non solo il modo in cui la pubblica amministrazione parla con i giovani, ma anche come la pubblica amministrazione può sviluppare la cittadinanza attiva dei giovani, la loro capacità propositiva rispetto alle istituzioni e alla cittadinanza. Quindi per quanto riguarda le città di Ravenna e di Cervia che stanno lavorando insieme in questo progetto con Cervia a capofila, quello che abbiamo tentato di fare è coinvolgere una serie di soggetti che sono nostri giovani operatori ed attori dei progetti della nostra città, in particolare l'Informa Giovani, i centri di aggregazione giovanile, gli operatori del progetto Deviazioni di Strada, proprio per fare risaltare quali possono essere alcune buone prassi che confronteremo con i colleghi. Ovviamente avremo ulteriori incontri successivi nelle altre città, finlandesi, svedesi, croate, eccetera, eccetera, per sviluppare anche le loro buone prassi e per arrivare anche a un prodotto comune, che può essere anche l'esplorazione comune di una metodologia di lavoro, ad esempio, e per far incontrare anche successivamente i giovani delle nostre città. Per Ravenna, Web TV, Sara Pietracci.